esercitavano con fucili Kalashnikov, emulando i terroristi islamici. I carabinieri di Casal di Principe arrestano 6 persone. Candidatura riserva MAB UNESCO per le costiere amalfitane e sorrentina. La regione approva l'iter burocratico. Politiche ambientali a Scafati arriva alla decima edizione il concorso Ambientiamoci. A Saviano, ricordato il finanziere Pietro Notaro, si è svolta la 12ª edizione del Memorial. Da Saviano a Baiano, nella notte dell'Ascensione, si è svolta la 30ª marcia dei Serbi. Musica al Palazzo Vescovile, nel Salone dei Medaglioni, la terza serata del Nola Festival. Questi titoli principali, ci fermiamo per un breve spazio pubblicitario. A tra poco. Vivere una favola spesso è più semplice di quanto sembra. Villa Minieri, all'esterno, 30.000 metri quadri di splendidi e curati giardini all'italiana. Sullo sfondo, la piscina crea un mood romantico e particolare. All'interno, le sale accoglienti e curate. E per le tue feste di compleanno, la discoteca, musica, luci e colori, per serate all'insegna del divertimento. Un giorno, un evento, il vostro. A Nola, villaminieri.it. Buonasera e ben ritrovati. Esercitazioni terroristiche con in mano fucili Kalashnikov, lancio di bottiglie incendiarie, foto che li ritraevano come terroristi islamici. I carabinieri della compagnia di Casal di Principe hanno arrestato 6 persone. Seguiamo il servizio. Emulavano atteggiamenti e si esercitavano come terroristi islamici. Per 6 persone sono scattate le manette dopo una serie di indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Casal di Principe. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Napoli Nord ed ha avuto inizio dopo un atto intimidatorio commesso nell'ottobre del 2014 a Casal di Principe con il lancio di 2 bottiglie Molotov contro la porta di un ingresso di un'abitazione, generando un principio di incendio. In quell'occasione fu arrestato uno degli esecutori materiali dell'atto intimidatorio. Le indagini poi avrebbero evidenziato che l'atto incendiario sarebbe stato ordinato per punire gli abitanti di quell'abitazione per aver avvelenato i cani. Da questo episodio i militari si sarebbero imbattuti nelle esercitazioni compiute nell'agro aversano con il possesso del porto illegale del fucile mitragliatore Kalashnikov, mitragliata e poi in posa per le foto come i terroristi islamici. A carico dei 6 arrestati, 2 dei quali già in carcere, diversi sono i capi di accusa, mentre nell'operazione sono stati recuperati anche un distintivo contraffatto del Ministero della Difesa. Un uomo, Gennaro Fittipaldi, di 24 anni, è stato ucciso in un agguato a Napoli. L'omicidio a Calata porta di massa. Fittipaldi, che è già noto alle forze dell'ordine, secondo quanto riferisce la polizia che ha avviato le indagini, è stato colpito alla testa. Aveva ingerito 17 ovuli di eroina per 242 grammi, ma è stato scoperto da un attacco e arrestato dai carabinieri. Protagonista un 33enne ghanese, Opoku Bismarck, sottoposto ad un controllo dopo essere sceso dalla stazione ferroviaria di Villa Literno, proveniente da Roma. A tradirlo il nervosismo, i militari insospettiti lo hanno accompagnato in clinica, dove l'attacco ha rivelato il peso che portava nell'intestino. Gli ovuli sono stati estratti e recuperati. La giunta regionale della Campania ha approvato la candidatura della costiera amalfitana e sorrentina, riserva della biosfera MAB UNESCO. Coinvolti nel progetto 32 comuni, le province di Napoli e Salerno, la comunità, il Parco dei Monti Lattari, la riserva marina protetta di Punta Campanella. Il servizio. Costiera Amalfitana e Sorrentina, il Parco dei Monti Lattari, la comunità montana, le province di Napoli e Salerno e 32 comuni sono coinvolti nel progetto della candidatura a riserva della biosfera MAB UNESCO. È arrivato l'ok della Regione Campania, che avvia così il nuovo iter burocratico presso le strutture nazionali ed internazionali per
proseguendo un'attività iniziata nel 2009 e continuata con il protocollo d'intesa sottoscritto nel febbraio 2013. L'ennesima occasione di sviluppo dei territori attraverso il cammino verso il riconoscimento UNESCO che punta a dimostrare il rapporto equilibrato esistente tra le attività umane e la conservazione dei valori naturali del territorio. Veri e propri distretti naturali in grado di ricomprendere tutte le attività economiche tradizionali e quelle sostenibili esistenti. Il riconoscimento, se conseguito, rappresenta un importante strumento di promozione del territorio in termini di sviluppo sostenibile e di valorizzazione di un modello economico basato sulla riqualificazione di tradizioni produttive di qualità e di accoglienza turistica. La riserva MAB rappresenterà anche il supporto ai vari siti UNESCO presenti nell'area. L'associazione Acarbio è individuata come soggetto capofila del partenariato locale per l'azione di ampliamento con i soggetti della penisola sorrentina. È prevista inoltre la costituzione di un comitato scientifico che sarà supportato e assistito operativamente dalla struttura di Acarbio. Il GIP Maria Vittoria Foschini, a conclusione della breve udienza di convalida, nel corso della quale Giulio Murolo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha convalidato l'arresto in flagranza dell'autore della strage di Miano ed ha emesso nei suoi confronti un'ordinanza di custodia in carcere. Murolo è detenuto da solo in una cella dove viene sorvegliato costantemente anche per evitare gesti autolesionistici. Una marcia di preghiera nella notte dell'Ascensione, la marcia dei Servi giunta alla 30ª edizione da Saviano a Baiano ai piedi delle infinite croci nelle periferie dell'umanità. Seguiamo il servizio. Meditando ai piedi delle infinite croci nelle periferie dell'umanità. Una sequenza di animazioni tematiche con cui si è sviluppata la 30ª edizione della Marcia dei Servi di Maria. Un itinerario di 20 km percorso dalla chiesa di Sant'Anna nel complesso conventuale dei Servi di Maria a Saviano per approdare a Baiano nel santuario dedicato al primo martire della cristianità, Santo Stefano. A scandire la marcia le animazioni sulle variazioni del tema dell'evento con rappresentazioni proposte da gruppi di volontariato religioso, rappresentanze di comunità parrocchiali e le suore Serve di Maria. L'animazione a cui ha fatto da sfondo la casa di riposo per anziani Padre Girolamo Russo, proprio nell'inizio della marcia, era centrata sul tema della saggezza, a proporla ai giovani delle comunità parrocchiali di Sirico e Palma Campania. La tappa successiva della marcia era vissuta nella cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo a Nola, con la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Beniamino De Palma. Tema dell'animazione sviluppata dalle suore Serve di Maria compassioniste, dal chicco di grano risorto dalla terra, la nostra forza. Altre tappe nella cittadella paleocristiana Cimitile, nella chiesa di San Pietro a Cicciano, nella chiesa di San Giovanni Battista a Roccarainola, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Schiava di Casamarciano e nella chiesa della collegiata di Santa Marina ad Avella. L'evento celebrativo dell'Ascensione di Gesù in Cielo ha vissuto i momenti centrali nella notte tra sabato e domenica di ieri, a 40 giorni dalla Santa Pasqua. I Servi di Maria hanno una spiritualità che si rifà un po' all'esperienza della Madonna. Sotto la croce la Madonna visse un momento di compassione, di condivisione con tutti i sofferenti del mondo. Quest'anno i serviti, alla luce di quella spiritualità, vogliono condividere la sofferenza di questo nostro territorio, compagni di viaggio impegnati insieme a donare speranza e coraggio a quanti sono stati provati dalle varie sofferenze, dai vari problemi del mondo e della società di oggi. E questa terra ha bisogno di speranza? Ma questa terra ha bisogno soprattutto di speranza, perché i problemi sono tali e tanti che ci inducono facilmente alla disperazione, e la disperazione non ci fa vivere una vita umana, ci rende ancora più disperati di quanto lo siamo. Quindi abbiamo bisogno di speranza, la speranza di Dio e anche la speranza che ci viene dalla compagnia degli uomini, trovandoci tutti insieme.
quattro aree a ridosso di altrettanti campi rom nei comuni di Giugliano e Qualiano, nell'area della cosiddetta Terra dei Fuochi, sono state sequestrate dalla polizia perché ridotte a discariche abusive. Nelle aree sono stati rinvenuti residui di rifiuti speciali combusti. L'operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato di Giugliano, diretti dal primo dirigente Pasquale Trocino, in considerazione delle gravi condizioni igienico-sanitarie riscontrate. Sassi e altri oggetti sono stati lanciati la notte scorsa contro l'abitazione del presidente della giunta campana Stefano Caldoro e sono state colpite due auto nel cortile. Vogliamo capire la natura del gesto, dice Caldoro, candidato per il centrodestra, ma nulla cambia nell'attività politica e istituzionale, indagano i carabinieri. 10 anni di ambientiamoci, 10 anni di sensibilizzazione verso la cultura del riciclo. Ha scafato il concorso dedicato alle scuole con i ragazzi impegnati ad elaborare lavori sulle tematiche ambientali. Il progetto coinvolge circa 7.000 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni. Il servizio. Ambientiamoci si prepara a festeggiare i suoi primi 10 anni. La manifestazione è dedicata all'ambiente e alla sensibilizzazione della pratica della differenziata in città. Un progetto creato nel 2006 che fin dall'inizio ha coinvolto i ragazzi del territorio con un concorso basato sulle tematiche ambientali. Quest'anno l'iniziativa ha interessato circa 7.000 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni che si sono espressi con lavori individuali o di gruppo. Disegni, manufatti, manifesto pubblicitario, album fotografico per la scuola primaria, articolo giornalistico o chat col ministro dell'ambiente per la scuola media, articolo satira, cortometraggio o trailer per gli istituti superiori. La giornata conclusiva dell'evento si terrà venerdì 22 maggio alle ore 17.30 presso il Palamangano di Scafati. Siamo orgogliosi di essere arrivati alla 10ª edizione. Nasce nel 2006 ed è un progetto rivolto soprattutto a sensibilizzare i ragazzi, i bambini e gli adolescenti, perché partiamo sin dalle scuole elementari per arrivare alle scuole superiori. Ogni anno si scelgono delle tematiche ambientali, alcune sono state ritrattate, sicuramente ogni anno proponiamo qualcosa sulla raccolta differenziata perché tentiamo di migliorare soprattutto questa. E tentiamo di promuovere una cultura che è fondamentale ovviamente negli adolescenti e nei bambini. Normalmente abbiamo tra le 2.000 e 3.000 presenze, perché poi vengono distribuiti una serie di premi a seconda ovviamente delle categorie. L'appuntamento per quest'anno è il 22 maggio al Palamangano alle ore 18 e verranno distribuiti questi premi. Normalmente tentiamo di renderlo più gioioso, è un evento per bambini, quindi lo animiamo un po', trasmettendo sempre quelli che sono i concetti a cui teniamo principalmente. A Saviano si è svolta la 12ª edizione del Memorial dedicato al capitano della Guardia di Finanza Pietro Notaro. Il torneo è organizzato dal Comando regionale della Guardia di Finanza in collaborazione con il Comune di Saviano. Il servizio. Ha preso il via questo pomeriggio sul campetto comunale di Via Crocella il 12esimo torneo calcistico Memorial Capitano della Guardia di Finanza Pietro Notaro, giovane ufficiale savianese scomparso in giovane età, ancora in servizio presso il Comando Provinciale di Napoli. Il torneo è riservato alle formazioni dei comandi e delle sezioni della Guardia di Finanza regionale e organizzato dall'Ufficio Personale e Affari Regionali del Comando Regionale della Campania. Scomparso precocemente a soli 27 anni, il capitano Pietro Notaro ha vissuto comunque una vita intensa, dedita al lavoro, cui offriva tutto se stesso. Laureato in giurisprudenza e poco prima di morire in scienze della sicurezza economico-finanziaria, fu nominato sottotenente a 21 anni e tenente a 23, diventando capitano della Guardia di Finanza a soli 26 anni. Morì il 23 ottobre del 2003 a Terni. 6 le squadre che si contenderanno l'ambito trofeo, le formazioni del provinciale di Napoli, il primo gruppo, il secondo gruppo e il gruppo pronto impiego, il territoriale di Torre Annunziata e il nucleo di polizia tributaria. Prima dell'inizio della partita, che ha visto di fronte il provinciale di Napoli e il primo gruppo, le squadre hanno osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria del capitano Notaro e del capitano Luigi Santullo, scomparso proprio l'altro ieri.
Sì, effettivamente il gioco che adesso è iniziato con la prima partita però fa da cornice a quello che è la vera essenza di questo torneo, sia il ricordo di la figura del capitano Pietro Notaro prematuramente scomparso. Questa è la 12ª edizione di questo bellissimo, di questa bellissima manifestazione che ci vede tutti riuniti come reparti del Comando Regionale Campania proprio per ricordare la figura di questo giovane ufficiale scomparso. L'occasione inizio è l'occasione anche per ricordare purtroppo un altro lutto che ha colpito la grande famiglia della Guardia di Finanza, il capitano Santullo del Comando Provinciale di Salerno. Sì, purtroppo siamo stati colpiti anche da quest'altro lutto come Guardia di Finanza e ci stringiamo attorno alla famiglia anche del capitano Santullo. Marchio ospitalità italiana per 172 hotel, ristoranti, agenzie di viaggio e negozi tipici di Napoli e provincia. Domani alle 10:30 nella sede della Camera di Commercio si terrà la premiazione delle imprese. È la certificazione promossa dalle Camere di Commercio e realizzata dall'ISNART per valutare l'offerta. Le imprese che conseguono il riconoscimento, dice Maurizio Maddaloni, hanno scelto la qualità come obiettivo da perseguire. Terzo appuntamento con il Nola Festival, la rassegna giunta all'11ª edizione propone nel Salone dei Medaglioni della Curia Vescovile un festival per violoncello e pianoforte con sonate e adagio di Schubert e Schumann. Seguiamo il servizio. Terzo appuntamento del Nola Festival edizione 2015 nel Salone dei Medaglioni nel Palazzo Vescovile. Appuntamento segnato dai virtuosismi interpretativi di Andrea Noferini e del suo violoncello un pregiato Tommaso Balestrieri costruito a Mantova nel 1759 con il contrappunto di versatile spirito compositivo di Carlo Balzaretti al pianoforte. Un recital di brillante esecuzione con l'intensità seducente dei brani tratti dalle opere di Schubert e Schumann, artisti che rappresentano i profili più pregnanti della cultura romantica. Il romanticismo, il grande romanticismo tedesco, la grande musica, la rivoluzione di quello che è stato il bel canto in Schubert, nei lead vocali, trasportato nel bel canto strumentale, per uno strumento tra l'altro che era l'arpeggione, dal quale prende il nome la sonata, che era uno strumento che non era il violoncello, un altro strumento che cadde in disuso praticamente subito. Infatti l'unico e ultimo grande pezzo scritto per questo strumento, arpeggione appunto, come si intitola la sonata, è questa sonata di Schubert, che a giorni d'oggi si suona con estrema difficoltà, perché ha corde in meno e quindi una tessitura molto più acuta, più alta, sul violoncello. E devo dire che rispecchia in pieno il bel suono dello strumento, del violoncello in ogni caso. Quali sensazioni prova nel rapporto col Festival di Musica Classica a Nola? Di grandissimo affetto, di grande ammirazione per il tentativo che si è ricominciato, che si sta facendo, di portare avanti la cultura in Italia, perché la musica è un'arte, è una cultura, è una delle nostre pietre miliari proprio, e come dico sempre, non mi stancherò mai, all'estero siamo conosciuti molto più per i pregi dell'Italia, che non sono solo pizza, spaghetti e maccheroni, che per i nostri demeriti. Quindi la cultura musicale come veicolo di crescita civile? Assolutamente. La cultura, qualunque forma essa sia, qualunque tipologia possa avere, è una forma di crescita, perché apre la testa. Andare a un concerto di musica classica, sentire Schubert, sentire Schumann, anche chi non capisce niente di musica, apre lo spirito, entra dentro e crea, tocca determinati elementi di sensibilità nell'anima, che in ogni caso dopo uno esce che è una persona migliore. Non è importante abbia passato una buona serata, se si è divertito, non divertito, annoiato, apprezzato, capito o non capito. Si esce che si è sicuramente migliori. Migliori nel senso che ci si riconcilia con se stessi? Con se stessi, con lo spirito, col bello. E con questo è tutto, il nostro telegiornale termina qui. Un grazie per essere stati con noi. A tutti gli sposi, offerte eccezionali da Tufano Arredamenti. Camera completa con letto contenitore a 990 euro.
parete moderna, vari coloni a 649 euro e parete attrezzata a 949 euro. Cucina 3 metri lineari con elettrodomestici classe A, euro 1250. Cucina componibile metri 3,60 completa di elettrodomestici classe A ad euro 1890. Vetrina a 1590 euro. Tavolo allungabile fino a 2 metri a 249 euro. Madia moderna a 299 euro. Divano letto Doris a 649 euro. Divano angolare a 1090 euro. Camera contemporanea a 3490 euro. Inoltre, per acquisti superiori a 2000 euro, weekend per due persone presso il complesso turistico Villa Verde Eventi. Tufano Arredamenti, 10.000 metri quadri di convenienza, a Saviano, in Piazzale Ferrovia.